questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino, Torino da sognare. Una bellissima mostra a Villa Vallero, tratti e colori di una leggenda. Com'è nata questa mostra? È nata come tutte le cose, diciamo, belle, nascono per caso. Avevamo pensato di fare di nuovo qualcosa dopo il successo dell'anno scorso, che avevamo fatto una mostra sul Grande Torino, e non sapevamo proprio cosa fare. Poi nel parcheggio, quando stavamo andando via, è venuto in mente di chiedere a Giampaolo se gentilmente, Giampaolo Mugliari, di portarci i suoi quadri sul tema del Grande Torino. Lui è un pittore che si occupa di varie tematiche, non solo del Torino, però ha fatto più di 200 quadri su questo tema, la sua grande passione Granata, e ci è sembrato bello portarne una selezione qui a Rivarolo. Lui ha aderito immediatamente e oltretutto abbiamo scoperto che è la prima volta che gli è stato proposto di fare una cosa del genere, quindi è un'avventura che abbiamo fatto insieme, che stiamo facendo insieme, e speriamo che, insomma, piaccia anche a tutti. A Villa Vallero ce ne sono ben 57 esposti. Sì, esatto, ti dicevo, appunto, ne ha fatti circa 200. E alcuni di questi quadri sono anche, non sono mai stati visti, ho visti in pochissime rare occasioni, quindi sarà anche un'occasione per vedere alcuni quadri che difficilmente non abbiamo mai visto. Gran parte dei suoi quadri sono anche esposti al Museo del Grande Torino, e quindi si possono ammirare anche lì. L'esposizione sarà visitabile fino a quando? Sarà visitabile fino al 27, siamo aperti il sabato e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 22, tranne domenica 27 che chiudiamo alle 19, quindi nei weekend ci trovate sempre. A Rivarolo Canavese, Villa Vallero, Corso Indipendenza 68. Ricordiamo anche un evento sabato 26 alle 16.30, ci sarà la presentazione di un libro sul Grande Torino scritto in piemontese e italiano, e presente l'autore Pieranni e la Minetti, che è la traduttrice dal piemontese, italiano-piemontese. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos'è la storia e la leggenda, giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. E ancora ancora, è sempre in coro, la maratona canta tutta in coro. E ancora ancora, è sempre in coro, il coro è grande, fa tremare le gambe. E ancora ancora, è sempre in coro, cantiamo noi, cantiamo tutti in coro. Squadra, io sono il capitano, 11 cuori tenuti per la mano, vincere sempre, vincere con ardore, per il Torino, per il suo grande cuore. È un'emozione che sempre mi attanaglia, sono del Toro e un grido mi accompagna. Forza ragazzi, vinciamo con onore, essere granata vuol dire fede e amore. E ancora il Toro è sempre il Toro.